Vi ricordate com'era bello in ordine, tutto ordinato? Guardate che è successo. Vedete che hanno Ah, il rotto? quadro Questo di qui è il sistema di allarme, che se si apre la porta un ladro, suona l'allarme. I ladri sono entrati e suonato l'allarme e loro hanno distrutto questa scatola che faceva suonare l'allarme alla Per non scuola. farla Per suonare. non farla suonare, ci sono delle persone più sfortunate che diventano ladri. I ladri sono persone sfortunate che non hanno avuto opportunità e diventano ladri. Sono un po' Che hanno delusa, fatto. delusa, amareggiata. È chiaro, in uno spazio come questo dove spero di trasferire educazione, senso civico, e avviene una cosa del genere. Per questo coinvolgo anche i più grandi. Vi faccio vedere, è una cosa, non è gravissima, però non è una bella Fatto un cosa. disastro. Hai visto che disastro che hanno fatto? Hanno rotto tutto e adesso le mamme stanno tornando a prendervi perché non c'era l'energia elettrica, quindi non si accende la caldaia, non riusciamo ad accendere le luci. Adesso l'elettricista sta sistemando tutto e ci vediamo domani. Una preside amareggiata che ha deciso di spiegare questa mattina ai suoi piccoli studenti quanto accaduto. Brutto risveglio per la scuola paritaria dell'infanzia Arcobaleno di Nocera Inferiore. Ignoti si sono introdotti nella struttura di via Raffaele Grimaldi ed hanno rubato l'incasso delle rette scolastiche. Da quanto si apprende, pare che i ladri sapessero come muoversi, approfittando del lungo weekend dell'Epifania. Una volta all'interno della scuola, i ladri hanno immediatamente messo fuori uso l'allarme, staccando la corrente, introducendosi poi nell'ufficio del dirigente scolastico, dove hanno prelevato il denaro all'interno della cassaforte. Sull'episodio indagano i carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore, guidati dal comandante Francesco Mortari, e gli uomini della sezione scientifica. Al vaglio anche le telecamere di videosorveglianza, probabilmente ancora in funzione prima del distacco della corrente. Questa notte purtroppo abbiamo subito un furto da parte di ignoti. Il mio e il nostro soprattutto è un appello nell'augurio di una maggior sicurezza, perché al di là del danno ingente che c'è stato alla struttura, il danno economico che purtroppo abbiamo subito, la cosa che più fa male è riuscire a spiegare perché oggi i bambini dovranno andare a casa prima, visto comunque la presenza delle forze dell'ordine che stanno effettuando i vari accertamenti. E quindi, ripeto, il mio è un appello, auguro che a nessuno possa accadere quanto accaduto, ma al di là, insomma, dell'effimero valore del denaro, quello che più fa male oggi è dover dire ai bambini che al rientro dalle vacanze purtroppo non potranno effettuare un regolare giorno di scuola come tutti gli altri giorni.